sa la storia, lui è nato qua, questa ragazza. Ecco, allora, spieghi a lui che è candidato in zona. Prego, prego, ci mancherebbe, Carolino. Spieghi a lui che è candidato in zona. So che ha origini antichissime. Sì, però, beh, è quasi, ma si parla del 1450, che dopo si è attestata nel 1600, però quello lì che è quello che mi ha raccontato i Bianchi, no? Diciamo l'angelo, sì. Di cui lui è nato qua, me l'ha sempre detto che è nato qua, fatto vedere. Centro di sedia fuori. Quindi già... fuori? Sì, la targa, c'è una targa... arriva lui che si chiama andare a lavorare, adesso andiamo. Bella, bella, Francesco. Andiamo sotto la targa. Come vedete, sì, andiamo sotto la targa. Tu come ti chiami invece? Paola, ecco, è arrivata anche Paola. Andiamo sotto la palla. La cattina è stata messa lì, il paletto, no? No. Allora io sono qua per conto della famiglia Farina, no? Ma hanno detto che posso stare qua. Il Demanio le ho detto, se devo andare via me lo dica che me ne vado, lui mi fa, si passerà tanto di quel tempo. E così, non mi ha detto così. Lui mi ha detto, tieni in piedi la rete, no? Della cascina, che non entrano, diciamo, gli extracomunitari, gli abusivi, no? Qua perché sulla sinistra. Andare via è dura, È una bella cosa, è una bella cosa. Arriva una nuova volontaria, buongiorno, che è la presidente. Buongiorno, hai visto la ripresa? Buongiorno, bravo. Comanda, arrivo sempre tardi. E certo, bisogna sempre attendere. Oh, brava, brava. Presa, ripresa. Ugo, se tu vieni davanti io non posso riprendere la... allora passa dietro, no? Sto passando... brava, potevi passare anche dietro, vabbè, fa niente. Allora... ci sono un sacco di fotografie che parlano di questa cascina, il Bianchi le ha tutte. Sono anni. Quindi il Bianchi è nato qua, il Bianchi è nato qua. Anche come... per l'antichità, no? No, quelle lì sono le tessere. Le tessere. Sì. Se volete associarvi, chiamiamo la presidente. 5 euro minimo, quindi non è una roba. Però noi abbiamo fatto già un accordo che lavoreremo come ACR insieme alla loro associazione. Ma l'hai fatto con chi? Con la presidente, che è quella ragazza che è appena arrivata. Adesso te la presento. Sì. Dopo, quando ci fermiamo a mangiare, così diventa un compenso, dopo ne parliamo. Però non ci ha ancora spiegato Francesco cosa hanno intenzione di fare. Cosa hanno intenzione di fare adesso? Sono mica venuti quelli dell'università stamattina? Ne ho già sentite tante, no? In questi anni che non so neanche io che cosa faranno, no? Ho sentito il Bianchi la settimana scorsa. Ecco, ma lasci stare il Bianchi, che lui ha in mano la cascina all'interno. Eravamo lì nel parco che si stava attraversando e mi ha detto sì. Sembra che vogliono fare un... come si chiama? Io adesso non so, non posso... Un progetto. No? Sì, beh, progetto no, perché ha detto che è dentro nell'Expo 2015 la cascina. Ah. Adesso non lo so se è così o se è quello. Visto Claudio, cosa ti dicevo, quindi è in questo contesto. No, perché lui è venuto a vedere un trattore che c'è lì, voleva presidente, fare un museo, no, per l'agricoltura, sì, credo. Tanti dicono che fanno un coso per i bambini che hanno un handicap. Non si sa ancora perché... Presidente, oh, ragazza, Fabiola, ti presento un candidato della zona, vieni che vuole iscriversi. Lui. Lei che è al Stefano, corrente col Bianchi, no? Che stanno a corrente, magari sa cosa vogliono fare, no? Ci devono stare tutti, no? Ciao. Oh, bene. Mi fa piacere. Tu che sei al corrente, stai al corrente col Bianchi, non sai cosa vogliono fare qua dentro? Cosa vogliono fare? Ristrutturazione, no? Antiquariato e cosa vogliono fare? Cioè, cosa vogliono destinare? Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo? Le prevede per questo spazio. Brava. Cioè, ancora in realtà il per anziani, siamo noi, Bianchi si occupa della cascina all'interno. Sì, però lui ha tutto in mano perché lui si occupa dell'interno. Però mi ha detto che anche l'interno andava a parte dell'Expo 2015. Sì, anche l'interno. Però io ho sentito un'altra cosa, che la,
l'interno era stata destinata al Dognocchio. No, no, l'associazione era stata presa dal Dognocchio perché dovevano fare la ristrutturazione loro, però ho detto qua le voci mi vanno a cambiare. Sono tutte voci di cortile, Scusate un attimo, io devo fare. Prego. Vai.